dopo 2 anni la signora è costretta a un'esposizione mediatica per lanciare forte il suo grido e dire: per favore, in preghiera, comune, prefettura, spostatemi, perché io non ce la faccio più a stare il ferro di cavallo, dove ho subito queste grandi intimidazioni con l'incendio della macchina. Purtroppo lei ha tentato tutte le strade legali e non ce l'ha fatta. Lei rimane ancora lì, lei si deve guardare alle spalle quando esce, lei ha paura. Quindi io chiedo con forza al sindaco, al prefetto, di trasferire questa signora non in albergo, perché lei ha anche 2 cani. Che sono i suoi figli, dai quali non si può separare perché non ha nessuno in casa, in albergo non li potrebbe portare, tra l'altro l'albergo costerebbe molto di più al Comune di Pescara, di trasferirla in un alloggio sicuro, mettere in sicurezza questa persona. Poi Ferro di Cavallo, che è una delle centrali di spaccio di droga più importanti della regione Abruzzo, andare subito e sfrattare gli occupanti abusivi, coloro soprattutto che delinquono, che spacciano droga all'interno delle case popolari, perché loro utilizzano quegli appartamenti non perché hanno bisogno, perché sono persone ricchissime, ma perché devono utilizzarlo come bottega per i loro traffici illeciti. Quindi sottraggono gli alloggi popolari ai 700 cittadini in graduatoria che ne hanno veramente diritto, per utilizzarli come bottega per spacciare droga notte e giorno e guadagnare immensità di soldi. Queste persone devono essere buttate fuori. Assegnare i 100 alloggi popolari vuoti che sono sulla città di Pescara alle tante persone oneste che stanno aspettando, e soprattutto istituire un'unità fissa di polizia H24 nel Ferro di Cavallo, dove ci sono criminali e delinquenti, e i cittadini onesti non possono più vivere così. Sì, la signora si deve guardare le spalle, ha paura quando esce, la guardano male, ci sono sguardi, ha paura, ma non è possibile, perché oggi lei si è esposta mediaticamente, un'altra volta, è stata costretta ad esporsi, ha voluto fortemente questa conferenza, e non sappiamo quello che può succedere domani, perché a ogni azione corrisponde, purtroppo abbiamo visto nel passato, una reazione criminale e delinquenziale di questi soggetti.